Nome: Luca. Ciccio. Cognome: Falbo. Salandria. Ruolo: esterno. Centrocampista centrale. Quanti anni hai? 20. 25. Tre aggettivi per definirti: solare, sincero e simpatico, dai. Simpaticissimo, generoso e è molto buono. Tre aggettivi per definire il tuo compagno: simpatico, gentile e disponibile. Rispettoso, bravo ragazzo e gentile anche lui. Un tuo pregio? penso alla generosità. Generoso e molto buono. Sono due. Sì, due. Un tuo punto debole? Ciccio, noi non abbiamo punti deboli. Forse testardo, però dipende da quale punto di vista. Io fisicamente parlando magari un po' troppo basso. Quale caratteristica ruberesti al tuo compagno? E il piede destro. Invece io con i piedi sono molto bravo, quindi la sua velocità. Qual è stato il giorno più bello della tua vita? Il mio è stato l'esordio in Europa League con la Lazio. Allora, sempre calcisticamente parlando, il giorno in cui abbiamo mandato il Messina in Serie D con la Regina. Qual è stato il giorno più brutto della tua vita? Il giorno più brutto della mia vita è stato quando il mio cane è scappato di casa. Giorno più brutto della mia vita, per il momento lo ne ho, fortunatamente. Il tuo idolo da bambino? Ronaldinho. De Rossi, per il suo attaccamento alla maglia. Cosa ti infastidisce di più al mondo? Le persone vigliacche, i vili, la falsità comunque. Falsità e la gente che se ne approfitta. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Ascoltare musica, studio e... Sì, studio, economia. Pensavi che fossi il tipico calciatore ignorante, invece... E poi niente, uscire con gli amici, con le amiche. Io invece uscire con tutti i miei amici, frequentare i miei amici e basta. Non gioco alla Play, quindi neanche non sono io. Come gli altri. Neanche fortunatamente. Io, non siamo come gli altri. Sono come gli altri. Noi. Il tuo sogno più grande? Arrivare il più in alto possibile con il calcio. Spero anche con la nazionale di fare bene. Io non vado tanto oltre con la nazionale, basterebbe la Serie A. Come ti immagini tra 20 anni? Con una bellissima moglie, 3 figli, un cane, un gatto, un pesce rosso, bene. Ha qualche problema mentale. Io invece molto felice con mia moglie e spero di avere tanti bambini. E come ti immagini a fine campionato? Penso felice perché saremo in una buonissima posizione. Speriamo di migliorare la posizione, magari centrare i playoff e posizionarci in una posizione migliore e da poter affrontare i playoff da magari favoriti. Ok, finale playoff, ultimo rigore. Come lo calci? Forte ad incrociare. Non vorrei calciarlo, tanto ce ne sono altri più bravi. No! Ma se vengo chiamato, vediamo il momento. Non lo dico perché non si sa mai, magari ascoltano il video, poi... Ok, abbiamo vinto, puoi esultare. Vamos! Sì!